Una battaglia beh, politica. Insomma, diciamo c'è un tema di presenza parlamentare, vabbè, ma comunque non voglio polemizzare con Paolo Ferrero, voglio dire questo, che mi sembra il primo dato. Intanto Paolo Ferrero porta sul suo bavero una spilletta con il nome della sua lista, che è una lista che si chiama Lista Tsipras e fa riferimento a un comunista greco. Ci sono quelli di Scelta Europea che nel loro simbolo ci hanno messo il nome di un liberale belga. Ci sono quelli che dicono basta con l'Europa a trazione tedesca e poi stanno nel PPE che è guidato e governato da Angela Merkel. Ci sono quelli che dicono basta con l'Europa a trazione tedesca e poi stanno nel PSE che è appena candidato alla guida della Commissione Europea, un tale che si chiama Martin Schulz, che è sempre un tedesco che governa insieme ad Angela Merkel. Ci sono quelli del Nuovo Centrodestra, un parlamentare del Nuovo Centrodestra ha direttamente fatto un manifesto con scritto Europa Über Alles, l'ha scritto in tedesco, così si porta avanti. Allora noi banalmente diciamo, siccome siamo italiani e non ci serve di fare riferimento a qualcuno che sia dall'altra parte dei nostri confini nazionali, chiediamo agli italiani di votare italiano nell'interesse del popolo italiano e quindi un movimento si chiama Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Pensi come siamo banali. Per fare cosa? Per costruire un'idea completamente diversa di Europa, una idea nella quale l'Italia non sia e non debba essere subalterna anche con questi nomi che vediamo nelle varie liste e nei vari partiti, e in cui possa chiedere banalmente per quello che ha. Qual è la proposta dei Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale? Noi avremmo voluto poter ridefinire questi trattati, il Fiscal Compact, il Fondo Salva Stati, che costringerebbero l'Italia a fare macelleria sociale se fossero mantenuti nei prossimi anni. Credevamo che l'euro potesse essere una risposta, non è stata una risposta. Ha impoverito tutti, ha impoverito particolarmente l'Italia. Perché? Perché è una moneta governata da una forma drammatica di egoismo. Ma si esce dall'euro diciamo, allora per voi? L'avete noi votata. Siamo per una proposta, no, Ferrero, pietà. Noi siamo per votata. Uno scioglimento concordato concordato e controllato della zona euro, cioè per fare, controllandolo, quello che per molti analisti accadrà comunque. Cioè l'euro è comunque una moneta destinata a esplodere, secondo molti. Noi pensiamo che sia bene provare a controllare il ritorno indietro rispetto all'euro, quindi lo scioglimento dell'area euro, per evitare che a pagarlo siano soprattutto le nazioni più deboli. L'abbiamo sì. Votato, segnalo che nell'euro ci siamo entrati quando governava Prodi e c'eravate anche voi, Ferrero. Ecco, Ferrero. No, i trattati no, stavate avete proprio votato. Al governo, stavate proprio i al trattati. Governo quando siamo entrati no, all'euro. Pensate, l'avete fatto proprio voi, Rifondazione, come sa, il PD, come sa l'onorevole Meloni, l'euro funziona in questo modo schifoso per i trattati che regolano il funzionamento certo. Dell'euro. E quelli noi non li abbiamo votati, abbiamo sempre detto che noi siamo a favore di un'Europa dei popoli e contro questa Europa dei banchieri. Ma sapete, siete stati anche a favore dell'euro, perché quando siamo abbiamo, entrati nell'euro eravate abbiamo al governo, Tsipras, e non siete usciti dal governo, Tsipras, no? E abbiamo Tsipras come candidato, abbiamo Tsipras come candidato a presidente, perché... Abbiamo Tsipras come candidato a presidente perché vi perché fa schifo essere siamo, italiani noi, e quindi andate scusa, a cercare un riferimento Meloni, in Grecia. Perché noi no. Siamo in tutti i paesi europei e la forza di sinistra, della sinistra europea, sarà il terzo gruppo in quel Parlamento europeo. Perfetto. Perché per cambiare l'Europa non ci vuole la forza, non, grazie ai voti non degli basta italiani, fare le invettive. E allora noi pensiamo allora, che per cambiarla ci vuole l'unità di tutta la sinistra europea e dei voi. Lavoratori. Questo è il problema. È una da ogni singolo è paese non con si la cambia. Storia internazionalista, per carità, non è la nostra. Grazie all'onorevole Giorgia Meloni, grazie a Paolo Ferrero, restano con noi Pietro Vento, direttore dell'Istituto Demopolis, e Massimo Leoni. Dopo...